Si chiama Combattere e prevenire l'usura, il seminario nato a margine della firma del protocollo d'intesa tra Prefettura di Napoli, Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Regione Campania, un modo per educare i ragazzi al pericolo dell'usura, troppo spesso sottovalutato. È importante rendersi conto che non può essere delegato tutto all'ultima catena della sicurezza, cioè non tutta quello che sono i problemi che nascono dalla convivenza civile e che hanno un profilo di sicurezza delicato può essere affidato alle cure esclusivamente delle forze di polizia. Quando si arriva a quel punto vuol dire che già tutti gli altri interventi che si sarebbero dovuti svolgere non si sono svolti. Allora è importante che ognuno di noi possa quotidianamente impegnarsi nella sua consapevolezza di essere cittadino di una collettività alla quale deve anche degli obblighi, verso la quale ha degli obblighi da osservare e verso la quale si deve impegnare in maniera profonda. C'è uno sportello anti-racket che viene creato e ne abbiamo previsti 50 circa nella regione Campania, oltre quelli che già ci sono. Dopo lo sportello ci sta tutta un'attività di accompagnamento alle vittime dell'usura e di estorsione, ci sta psicologo, avvocato civilista, ci sono commercialisti, penalisti che servono a tutelare e creare uno scudo protettivo nei confronti della persona che è vittima dell'usura e dell'estorsione. Il denaro è un valore simbolico ed ha un valore simbolico straordinario, soprattutto per i giovani e per quelle persone che non hanno altre possibilità di affermare se stessi e quindi di essere protagonisti. Grandi investimenti che si fanno, per esempio, per le cerimonie matrimoniali, cioè sono momenti di protagonismo dove si spendono moltissimi soldi. Allora, se si hanno i soldi, se sono una parte di sé, va bene, ma quando non si hanno, allora si ricorre perfino all'usura o comunque all'indebitamento.